capisco, non così esageratamente, però stringo abbastanza. Quindi dopo che togliamo il kimono, prego, si sente una cosa, freschezza. Quindi secondo me fa bene per la dieta, perché innanzitutto non possiamo mangiare tanto, perché veramente stringo piano piano, non si accorge, però non ci va. In più, vestendo tanti vestiti, comunque, ma non viene tanta voglia di mangiare perché fa caldo. Quindi per la dieta, ottima soluzione. Per esempio, molto tempo fa si usava per vestito veramente tradizionale, molto elegante, 12 pezzi sotto, però mettiamo io soltanto due colori, 12 colori, bellissimo, diventa così, però un po' esagerata di una cosa. E poi per noi non va bene avere seno, nascondo tutto, infatti mai visto signora giapponese seno, però nascondo, perché noi nascondiamo, in realtà non è che abbiamo tantissimo. Però comunque veramente mettiamo asciugamani, tante cose per nascondere seno, facciamo di tutto. Comincia a sentire anche signora un po' di piccolo tortura giapponese. Inizio poco poco questa tortura, però alla fine non si sente più. Mi ringrazierà e poi anzi la dieta. Poi anche lei deve essere la parte sinistra avanti. La parte sinistra davanti, poi un'altra, ma diciamo piccola tortura, piano piano, quindi alla fine non si sente più. Forse no, direttamente deve morire, ha detto la signora. Finalmente kimono. Infatti lunghissima la cosa, infatti adesso quasi sta sparendo la cultura nostra, perché tanti giovani non sanno più mettere kimono e poi chiediamo ogni volta alla maestra di kimono per vestire, occasione giusta per matrimonio. Ah, brava, già capito, solo che non così. Abbastanza così, però prima deve misurare. Deve sinistra davanti, quindi deve capire la forma e poi quello sotto un po' più alto, quello sopra così. Quindi comunque io stringo, quindi signora adesso sta sentendo piena di freschezza nobile. Poi comincia a fare vestito utile, io ho detto, infatti comincia a fare origami, piego per sua forma. Questo è bellissimo, mi piace appunto di fare origami, perché origami ho fatto sin da piccola sempre, quindi vestito diventa origami, una cosa bellissima per me. E poi usiamo per fissare la forma questo, un tipo elastico. Dentro e poi fuori, così abbastanza la forma tiene tutto il giorno. Così, giusto. E poi noi, per noi è importante, anche togliamo la cinta, deve essere bella, quindi usiamo questa cosa, si chiama tatejime. Ah, non si muove più. Secondo me già si sente. Però non è che pensate così tanto stretto, è vero? Questo non penso, però abbastanza. No, si abitua veramente. Adesso ultima cosa, la cinta. Così, lunga cosa. Poi adesso comincia a fare vera tortura. Iniziamo. Può tenere un attimo questa? Piano piano.
così, prima volta, seconda volta, per noi non, ma non so perché per noi giapponesi il piatto fisico è bello, anche che un tipo di pancera mettiamo, che così nasconde anche la faccia. No, no, perché se no cade tutto, non va bene, cosa preferite? La collina, però volete vedere nuda della signora oppure va bene così? Poi usiamo specie di cuscinetto, così manteniamo. E poi a questo punto noi possiamo fare tante cose come noi, questo scura su di me. Di solito famiglia imperatore permesso di fare questa qua, però Festival dell'Oriente Roma mi permetterà l'imperatore giapponese. Quindi ho messo, e poi un tipo geisha, ieri ho fatto un tipo geisha tutto lungo, questa cosa. Per lei faccio otaiko normale, che di solito è una signora giapponese che fanno. No, mi ha chiesto signora, questo che sto facendo sono imperatore che fa, invece è mia che fa, sono imperatore. Perché qualsiasi cosa c'è significato. Infatti, io prima dicevo non parlo, però tutti hanno detto che è meglio parlare un pochettino così capiamo di più la cultura. Non sembra, io sono timida. Io sono timida, non parlo. Sto passando. Adesso ancora devo tirare perché se no cade tutto. Sì, questo è importante. E poi questo può decorare come vogliamo. Non è finita, ancora un'altra cosa che devo fare, perché si vede che questo che è ancora accaduto, quindi questo è piegare bene come si deve. Questo se teniamo lungo possiamo fare farfalla, forma di rosa, tante cose. Anche questo deve essere stretta, perché se no cade tutto. Sì, così e poi dopo. Sì, grazie. Se no è vero, tante persone cadono e poi è brutto da vedere, quindi quasi finito, eh? Poi mettendo sopra queste cose sopra vuol dire matrimonio, una cosa bella, invece se metto soltanto giù vuol dire funerale, quindi c'è tanto significato. Io ho fatto un po' tutto su, quindi adatta per festival, tipo occasione così. Grazie, finito. Yeah. Così normale, lo sai, grazie. Facciamo vedere anche questo qua. Yoko, posso fare una domanda perché insomma questa cerimonia sì, è una cerimonia importante. Allora, lui l'ho visto veramente a suo agio, tranquillo, proprio come nel momento in cui è salito. Sì. Questa bimba è spettacolare, quindi merita veramente un applauso spontaneo da parte vostra. Per la signora, il medico ha prescritto la ricetta, da domani si dovrà vestire da sola tutte le mattine, rigorosamente, altrimenti veniamo a controllare. Nel giro di 10 minuti. Magari la prima volta un quarto d'ora, però poi dovrà allinearsi. Con i tempi giapponesi. Bene, vogliamo invece fare uno splendido saluto alla nostra Yoko. Grazie. Simpaticissima e bravissima. Grazie veramente, grazie a voi, grazie alla vostra collaborazione. Bene, da una cerimonia... Come? Allora aspetti un attimo. L'hanno vestita talmente bene che non riesce a prendere le scarpe. Un applauso alla simpatia. Bene, bene, bene. Noi continuiamo adesso.